Milan Cagliari si è decisa meno di un minuto. Un calcio di rigore, il gol di Van Basten. Vediamolo. Sul lungo lancio di Gullit, Festa in lotta con l'olandese, tocca di mano e Cormieti fischia il penalty. Van Basten lo mette a segno ed il Milan è già in vantaggio. Ma l'episodio più sconcertante della partita è stato l'incidente al cagliaritano Cappioli, che si è rovinato un ginocchio cadendo da solo su un terreno difficile, infame, dice qualcuno. Il giocatore sardo, come si vede da queste riprese dall'alto e dal basso, si è procurata una seria distorsione al ginocchio sinistro ed è stato ingessato. Anche qualche giocatore dai piedi buoni ha rimediato figuracce e così le polemiche sono già scoppiate. A fine gara Berlusconi ed i tecnici sono scesi sul campo per rendersi conto di quel che sta succedendo nuovamente al discusso terreno di San Siro. Vediamo adesso come ha giocato il Milan. Bene o male? Diciamo così così. I rossoneri forse si sono illusi di poter fare un boccone del Cagliari dopo il rigore di Van Basten e si sono rilassati. Tanto più che per la squadra di Giacomini sembrava una giornataccia. Certo, quando i sardi si sono spinti in avanti, Fonseca si è fatto sentire, mentre sull'altro fronte Gullit ha sprecato parecchio. È stato invece il giovane Albertini a impressionare la platea. Con due passaggi, la squadra di Giacomini è stata spesso capace di mettere in apprensione la difesa rossonera. Quando Van Basten si è stirato, risponderà alla chiamata della nazionale olandese, ma difficilmente giocherà, il Milan si è trovato in difficoltà. Sul fronte destro della difesa si è aperto qualche varco pericoloso. La verità è che la squadra di Capello, anche contro quella di Giacomini, ha lavorato parecchio e ha raccolto poco. Ecco il succo di una partita che abbiamo già visto e forse rivedremo ancora. In definitiva, le poche cose belle le ha mostrate Albertini, che ha fatto scervellare gli intenditori e gli storici del pallone. Somiglia a Rivera oppure ad Ancelotti? Ai posteri, l'ardua sentenza. Quanto a Capello, a chi gli ha riferito che secondo Berlusconi un Milan a una punta è improponibile, ha risposto così. Il Milan ha giocato con due punte, con una punta larga sulla destra che era Ruud Gullit, perché noi sapevamo che in quella parte potevamo entrare. Sono mancati i giocatori di sinistra o qualche centrocampista in chiusura. E mentre per i rossoneri si prospetta adesso la partita della verità a Torino con la Juventus, Giacomini fa esercizio di realismo pensando soprattutto all'incidente a Cappioli. Ma sì, in definitiva la sconfitta era un discorso che si poteva prevedere contro il Milan che punta decisamente allo scudetto. Non dimentichiamo che noi puntiamo alla salvezza. Il fatto di perdere Cappioli, questo chiaramente non era preventivato, soprattutto perché poi, ripeto, mi pare anche per lungo.